Chiudiamo un anno importante, ecco, non è che la provincia è andata avanti, la provincia ha fatto più di quello che potevamo fare, anche se è sempre poco. Abbiamo movimentato veramente 24 milioni di euro di cassa che in un momento di pandemia sanitaria che genera una pandemia, che sta generando una pandemia economica, ecco, ha aiutato tantissime, ecco, partite IVA sul nostro territorio. E questo significa, oltre a sostenere l'economia, ecco, vi siete accorti tutti che in giro la provincia esiste nella percezione di messa in sicurezza di tratti di strada provinciale, di rifacimento di nuove strade, ma c'è la novità, che, ecco, che dopo 2 anni siamo riusciti, ecco, a rimettere in piedi, ecco, delle infrastrutture nuove che erano bloccate. Sapete la famosa storia del ponte di Castelnuovo, ecco, sono stati aggiudicati i lavori e affidati i lavori. Era un impegno che abbiamo preso appena insediati, ecco, di sbloccare questa opera che era da 4 anni che non vedeva la luce. Vi diciamo che abbiamo consegnato anche i lavori del porto di Roseto e siamo quasi pronti per sbloccare anche il famoso ponte ciclopedonale. E c'è una cosa in più, che la provincia è tornata dopo tanti anni, dopo, ecco, un decennio, a programmare il futuro, ecco, a investire con un ruolo, ecco, centrale della provincia con tutti i comuni, ma di questo ne parleremo in futuro, perché, ecco, la nostra montagna, ecco, lo dico, noi siamo montagna, siamo collina e siamo mare, ecco, e ha ancora bisogno di nuove infrastrutture. Ecco, l'ho detto, abbiamo progettato, ci prendevano in giro quando dicevamo che volevamo fare la panoramica e il Ministero su quelle prese in giro ci ha premiato, perché il Ministero ha finanziato per 500.000 euro la progettazione definitiva di quella panoramica. È inutile che parliamo di montagna se non portiamo infrastrutture su quella montagna, non aiutiamo la vivibilità. Questa è la provincia di Teramo, questa è la provincia che pensa al presente e al futuro.